Neve abbondante a metà settimana sulla montagna veneta, ma condizioni annunciate dai previsori meteo che possono invogliare nel fine settimana. Temperature in salita, ma comunque attorno ai 0 gradi. Dopo residue nevicate al sabato mattina, le giornate dovrebbero gradualmente apparire sempre più soleggiate. Raffiche di vento non oltre i 30 km orari. La stagione sciistica entra nel vivo, sono pochi i comprensori che attendono ancora prima di aprire i loro impianti al pubblico. Sono concentrati nella montagna vicentina, dove fra Recoaro Mille, Monte Grappa e Tonezza e Fiorentini le piste non sono battute, oppure nei monti del lago di Garda si prepara in grande stile l'apertura però del 22 dicembre su Monte Baldo e nel compressore sciistico di Malcesine. Per il resto funziona tutto a pieno regime. A Cortina d'Ampezzo si completa l'offerta con l'apertura delle seggiovie Nuvolau sul Falzario e la sua crepe si inaria a Tofana. Si scia su un metro almeno di neve fresca. Anche nell'area Dolomiti e Stars aumentano i chilometri percorribili con gli sci ai piedi grazie all'apertura nel compressore Civetta delle piste Pelmo ed Azzurra ad Alleghe e le coste a Zoldo. Fine settimana oltretutto appetibile per un'offerta promozionale con ski pass e soggiorno in mezza pensione a prezzi convenienti. Nella ski area Falcade Passo San Pellegrino apre la seggiovia Saline che servirà alla pista rossa alla Resei. Quella Saletei ad Arabba Marmolada è invece ideale per gli sciatori meno esperti che vogliono cimentarsi sul Pordoi. Possibilità di sciare da questo fine settimana anche sul Monte Avena, da domenica, e fin da venerdì sull'Alpe Bellunese del Nevegal, che per l'occasione inaugura in notturna con 2 ore gratuite per gli appassionati.